Allora, secondo video di Chiacchiere con Danilo, oggi parliamo di Jenny, la presidenta, la presidentessa, il presidente, come preferirà essere chiamata, non lo so, glielo chiederò, sulla comunicazione e la sua organizzazione dell'Epipa Club. Collega di Danilo, a seguire poi la mia risposta. Ciao. Ciao a tutti, ciao anche a Simone. Questa sera volevo parlare del presidente del Pipa Club d'Italia e della sua gestione del Pipa Club d'Italia, della signora Jenny Magrin. Ci sono alcune cose che non mi piacciono, che secondo me non funzionano nel Pipa Club d'Italia, partendo dalla comunicazione. Comunicazione è importante ed è secondo me la mancanza più grave del Pipa Club d'Italia. Non ci sono, cioè, difficilmente arrivano notizie, a parte il promo della Festa dei Cavi. Stasera non parleremo della Festa dei Cavi. Non ci sono, difficile trovare altre notizie delle attività del Pipa Club d'Italia che non siano le gare. Tutto rispetto al mondo per le gare fu lento, però sono una nicchia di una nicchia. Quindi interessano poche persone. Bella la gara Fumolento, bello il video sulla gara Fumolento, bella la presentazione dei premi della gara di Fumolento. Però la maggior parte dei fumatori non sono interessati. Un altro esempio che posso fare è adesso, sotto questi video di presentazione della ricandidatura della signora Magrin, viene fuori che il Pipa Club Italia ha aperto un progetto per cercare di importare altri tabacchi. Io penso che siano Samuel Gewitt, perché ho sentito che Samuel Gewitt da un po' sta pensando di riportare i suoi tabacchi in Italia. Non so se sono loro, non ho idea, è la mia supposizione. Però perché non dirlo? Dovrebbe essere un titolone sulla pagina di Facebook del Pipa Club Italia, che la signora Magrin sono riuscita a far ritornare Samuel Gewitt, quello che è in Italia. Siamo tutti qua che cerchiamo, corriamo dietro la tabaccheria più rifornita. Se possiamo, andiamo in Svizzera, a Londra, in Germania, dove possiamo andare, andiamo. Quale fumatore direbbe no? Io un altro tabacco in Italia non lo voglio. Adesso nessuno, chi è? Nessuno. Questa cosa è una roba che bisogna farla sapere, non va messa in un commentino sotto un video. Ci vuole un video apposta per presentare questo progetto. Non c'è. Utilizziamo i social. Mi ricordo un intervento della signora Magrin in un canale YouTube, in un gruppo Facebook, in un canale YouTube, dove fa un intervento per commentare. Credo la Festa Italia l'anno scorso, dove usa il plurale maiestatis. Plurale maiestatis. Ma chi lo usa più? Era Carlo, plurale maiestatis. Forse. E danno del lei al suo interlocutore, che è una cosa che sui social non si fa, è maleducato usare lei sui social. È da maleducato. Non si fa, quindi. Più comunicazione è meglio fatta. Questo. Altra cosa, signora Magrin, dà l'impressione, io non la conosco personalmente, ho avuto qualche scambio di idee, è un po' ferma sulle sue idee, non la smuovi. Non è sempre un male, perché quando uno deve dirigere qualcosa, le sue idee le portate, okay. Però sempre, 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 solo la tua idea, sempre dritta,
tutto come un fuso, magari, no? Magari quello che interviene ti dice: scusa, ma quello non si potrebbe fare, anche se secondo te non è giusto, non è l'idea giusta. Non lo puoi marchiare come rompiscatole, come quello che interviene sempre per criticare e basta. Io, ad esempio, quando ho criticato la scelta di dire non si possono portare via le pipe dalla festa di carica fino alla domenica sera, poi avete dovuto farmaci indietro. Qualcuno nei video, sotto i video, non mi ricordo se nel video o sotto i video, diceva anche i prezzi dei tabacchi. Più per carità, ma no, la signora Magrini lì non è la signora Magrini, è più per carità, non ci può fare niente nessuno. I tabacchi sono destinati all'obesità. Non penso, cioè non credo ci sia un fumatore in Italia che si illuda che i tabacchi, che qualcuno possa diminuire i prezzi dei tabacchi. Prezzi dei tabacchi andranno a aumentare. Guardate gli altri paesi, cosa hanno fatto con le sigarette. Finiremo tutti così. Il fumo è una cosa che deve sparire, ahimè. Non che io voglia, però è così. Quindi io vorrei un po' più di trasparenza, un po' più di comunicazione, un po' più di impegno nella comunicazione. Quello che chiedo è alla signora Magrino o a chiunque altro si candiderà, molta più comunicazione è fatta bene. Con questo vi saluto. Oh, ed eccomi qua un'altra volta che rispondo con piacere alle questioni che pone Danilo. Anche in questo caso le ho cercate di elencare a grandi linee almeno. Abbiamo parlato di comunicazione scarsa e poche notizie, abbiamo parlato di importazione di tabacchi favoriti dal Pipa Club Italia e abbiamo parlato di Jenny come persona ferma tendenzialmente sulle sue posizioni. Questi sono i tre temi. Partiamo dal primo, le poche notizie. Allora, Danilo dice che effettivamente il Pipa Club si sente solo o per cagli o per le gare di fumo lento. Allora, io su questo innanzitutto faccio un incipit, cioè il Pipa Club Italia, un po' come tutti i Pipa Club sul territorio, ufficiali o non ufficiali, io mi fregio di fare parte di uno di cui sono anche il fondatore, che è non ufficiale, ma non è che porti via meno tempo su tante cose, forse burocraticamente sì, non in termini di provare a organizzare cose, sono fatti di volontari, gente che non è che prende soldi e che quindi va a lavorare il giorno, c'ha la famiglia, c'ha i suoi rogni, c'ha i suoi problemi. Non è fatta di professionisti della comunicazione. Io sono il primo che ha contestato tante volte la modalità comunicativa e la poca comunicazione, però io vengo anche qui a fare un esempio che banalmente un grafico che fa una locandina che costa, informatevi, poi ho chiesto anche a Jenny quanto viene nel loro caso, cioè costa almeno 200-300 euro fare una locandina professionale di un evento e il Pipa Club Italia lo fa anche per i club associati e glielo paga. Quindi tra i vari servizi che ci sono nell'associazione al club, quindi capite, ogni volta che c'è un grafico si paga perché non c'è nessuno capace di farlo. Se poi hai la fortuna che all'interno c'è qualcuno volenteroso che si presta, ti salvi, ma se no la comunicazione professionale purtroppo è a pagamento. Quindi non è banale ragionare questo aspetto. Torniamo poi effettivamente sulla comunicazione. In verità qui mi sono, guarda, mi ha fatto un servizio perché anch'io pensavo che il Pipa Club comunicasse meno perché non seguo tutti probabilmente i suoi social. Devo dire che mi sono fatto un giro sul sito che è anche un blog, su Instagram, su Facebook e su YouTube e devo dire che rispetto al passato, negli ultimi tempi
c'è tanto contenuto, quindi non è vero che non si comunica. Allora, sul blog e sul sito trovate un sacco di notizie, approfondimenti, sul blog articoli molto interessanti, andatevele a recuperare anche con una cadenza piuttosto frequente. C'è un progetto bellissimo che poi vi cercherò di linkare anche un po' tutti gli aspetti qui nella descrizione, ma c'è da questo punto di vista un bel progetto di censimento delle tabaccherie italiane sul Fiumonento, una cosa che non è mai stata fatta prima, seguitelo, è molto interessante. Ci sono tutti gli aggiornamenti sulle attività internazionali del club Pipa Club Italia, che poi è associato chiaramente a livello internazionale, oltre a tutto quello che sono gli eventi e i convegni. Instagram e Facebook hanno aggiornamenti settimanali, devo dire anche interessanti. Ho visto gli ultimi, ce n'è uno molto interessante, un approfondimento in cui si ricorda il redivivo Balkan Sobraine, il tema delle gare, tutti il tema degli eventi e delle situazioni locali. YouTube in verità è il canale che mi ha stupito di più, perché pensavo una molto minor frequenza di pubblicazioni, invece c'è quasi un video al mese e molto interessanti. Gli ultimi sono un'intervista a Talamona, un'intervista ad Ardor, un'intervista a Savinelli, quindi devo dire, avevo visto quella di Savinelli, l'avevo vista, mi ero perso quella l'ultima di Talamona, che recupererò, ma c'è un posting non così scarno, considerato anche il montaggio di un video, il tempo che ci vuole. Ragazzi, è importante. 5 manifestazioni ufficiali l'anno segue il Pipa Club interamente. In mezzo metterci tutte queste attività, ve lo dice uno che fa video stupidi su YouTube, ci vuole tempo per postarli, tempo per montarli, tempo per pubblicarli, tempo per vedere se tutto va bene, tempo per stare dietro ai commenti. Tempo volontario che nessuno paga. È solo passione di tutti noi, è solo passione. Secondo tema, importazione dei tabacchi, e qui il discorso è piuttosto complesso. Innanzitutto cominciamo a dire che il Pipa Club non è che può influire sui tabacchi. C'è una filiera molto chiara, un produttore si associa a un importatore che si associa a un distributore. Quello che fa il Pipa Club e sta provando a fare il Pipa Club, non so se sono i Gawit, non ho idea, non ho idea, forse sì, speriamo e quant'altro, può essere al massimo facilitare i rapporti tra questi tre, cioè trovare il miglior mix tra produttore, importatore e distributore. C'è un tema anche di privacy, di riservatezza all'interno di queste aziende. Non è che si può spiattellare, o stiamo riportando i cavi, o magari non si fa. Cioè, capite, le notizie secondo me vanno date quando sono certe o simil certe. Quindi capisco questo, si vorrebbe saper tutto, però ragazzi c'è anche un tema di no, lavorare e poi portare i risultati, non cianciare e poi non portare niente, che è un po' purtroppo lo stile dei nostri politici, o no? Sono tutti bravi quando non hanno le cose in mano da gestire. Ultimo tema, Jenny ferma sulle sue posizioni. Ora qui è veramente può essere una sensazione, di Danilo, la mia, di Pinco Pallino. Lui parla anche di plurale maiestatis, non ho capito benissimo quel tema, devo dire la verità, non l'ho capito molto bene, forse perché parla con del al plurale. Allora, sicuramente lei si rivolge sempre ad un pubblico di fumatori e un pubblico ampio, cioè parla sempre di fumatori di pipa. In generale, forse questo dà fastidio a dei singoli persone o a delle singole nicchie, non lo so. Devo dire che non so se qualcuno gli dà del lei. Io dalla prima volta che ci ho parlato ho sempre trovato un rapporto molto diretto e l'ho sempre chiamata Jenny, e chiunque l'ho incontrato la chiama Jenny. Poi se lei quando ti incontra dice mi chiami presidenta, anche non è anche presidentessa, presidenta o quant'altro come a Boldrini, non lo so, a me non è capitato. Io ho sempre un rapporto diretto, mi sembra di parlare con uno che conosco da 20 anni, peraltro gliel'ho anche detto, cioè va a una velocità qua la donna che non, di testa, cioè, mamma mia, è impossibile stargli dietro. Quindi io ho sempre trovato un rapporto molto aperto, tutti la conosco come Jenny, molto più che come Jenny Magrino o come la Presidente, poi magari è la mia sensazione, non lo so. Chiudo con magari vi metto qualche foto di quelli che sono i materiali che vengono portati agli eventi, delle manifestazioni, dell'incontro dei presidenti dei club italiani. Guardate che non è banale, è tutto molto favorito in un termine di scambio.
di scambio, di comunicazione. Quindi io tutta questa chiusura non la vedo. Poi che non sia il genio della comunicazione, ragazzi, non è che si può saper fare tutto, eh. Cioè, abbiamo i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza, si cerca di spingere su uno all'altro e magari compensando con qualcuno che compensa i tuoi punti, diciamo, deboli, magari, ma qualcuno non piace lo spirito comunicativo, potrebbe pure essere, però non gli si può neanche chiedere tutto, no? Va bene, ci vediamo la settimana prossima per il terzo episodio. Mi sta piacendo questo format. A voi, ciao!